ragazzi, qui Rone, bentornati. Eccoci con questo nuovo video. Un video molto importante per me, forse quello più importante di questa esperienza a Los Angeles alle 3, perché vi vorrò parlare oggi di Black Ops 3. Premetto, devo fare una premessa, che è un argomento abbastanza delicato a mio avviso, perché io sono un fan da una vita, lo sapete, ci tengo un sacco sempre a vedere insomma il nuovo COD, e sono arrivato quest'anno dopo Advanced Warfare un po' titubante, perché devo dire che Advanced Warfare, per quanto non l'abbia trattato tanto durante l'anno, non l'ho mai reputato un bruttissimo gioco a livello tecnico, semplicemente che quel futurismo lì dopo un mesetto o due non mi aveva più dato lo stimolo di continuare, perché dentro di me non lo riconoscevo più come se fosse un vero e proprio COD, perché era un po' troppo fuori dalle righe di quello che era il COD dei tempi, anche perché io sono sempre stato uno che non ha mai amato tantissimo il futurismo, e vedendo un po' anche i trailer che erano trapelati o qualche rumor, o comunque anche il trailer che hanno fatto vedere alla conferenza di Sony, avevo detto: cazzo, anche quest'anno siamo un po' in merda, perché è completamente futuristico, perché la prima impressione era quella, anche perché hanno fatto vedere il gameplay della campagna single player ed era molto futuristico, con i robot, con tutte queste cose, e insomma ero un po' scettico, devo essere sincero. Poi però ho avuto la fortuna di fare un evento privato, un hands-on, una sera con tanti altri youtuber, tante altre persone in una sala dove hanno potuto provare il multiplayer, e lì ho dovuto un attimo ricredermi, perché quando ho provato il gameplay ho detto: cazzo, ma non ha quasi nulla a che vedere con quello che mi ero immaginato, perché vi posso assicurare che l'esperienza è molto simile a quella di Black Ops 2. Io ero un gran fan di Black Ops 2 e a giocarlo mi sembrava di giocare quasi a Black Ops 2, con tante piccole cose diverse, miglioramenti, novità, qualcosa di futuristico c'è, ma la base è quella di Black Ops 2. Quindi penso che se voi abbiate apprezzato e vi sia piaciuto Black Ops 2 in passato, potreste, a mio avviso, cogliere qualcosa di molto bello in questo COD. Passando quindi al dunque di questo discorso, allora, cosa ho potuto vedere? Abbiamo potuto giocare io per quasi 50 minuti di fila, ho fatto qualche partita che vedete comunque qua sotto in sottofondo, provando le modalità classiche: dominio, cattura la bandiera, uccisione confermata, e bene o male queste qua ci hanno fatto ruotare su 3-4 mappe differenti. E devo dire che lo stile delle mappe è veramente molto bello, sono delle mappe molto colorate, molto luminose, questo fa molto anche a livello di gioco avere delle mappe belle carine. Non sono per niente grandi e sono molto appunto sullo stile di Black Ops 2, quindi abbastanza lineari, con delle varie vie laterali, ma ci si trova spesso e volentieri in dei punti caldi dove c'è proprio la bella guerra, dove ci sono i punti dove si trova tanta gente, dove si facevano le fide ai tempi, e mi ha ricordato molto quei tempi in passato. Però parlando un attimino di quello che hanno aggiunto a livello di gameplay, soprattutto ci sono dei movimenti nuovi, ci sono comunque dei salti diversi, si può camminare sui muri, però non ha nulla a che vedere con i movimenti EXO. Non abbiamo uno scheletro EXO che ci permette di fare i dash laterali, i doppi salti, niente di tutto questo. È un qualcosa di molto meno rivoluzionario da quel punto di vista, che ritorna un po' nei vecchi COD. C'è da dire che comunque hanno aggiunto qualcosa, come appunto il salto. Si potrà fare un doppio salto molto particolare chiamato Boost Double Tap, nel senso che voi fate un salto e poi avete una barretta bianca sotto di voi che è il boost, quindi voi potete cliccare tante volte quante volete per far andare avanti, come se aveste tipo un jetpack, fare qualche piccolo saltellino in avanti in aria, o premerlo a fondo per fare un doppio salto vero e proprio, ma che non è così eccessivo, così grande o così utilizzato come appunto era su Advanced Warfare, molto più limitato. Anche la corsa sui muri è stata qualcosa di carino, che riprende magari appunto Titanfall, se volete fare dei paragoni, tanto ogni anno ne escono fuori mille di queste similitudini. Però la corsa sui muri è molto carina, che può essere anche invertita, si può correre fino a metà muro, poi ci si gira e si torna indietro, anche se devo dire che non è molto utilizzato, cioè non l'ho trovata una cosa da usare fissa nel gameplay, quasi obbligatoria, molto tranquilla. Una cosa che mi ha colpito molto è il traversal di questi movimenti, che in poche parole prevede che voi possiate aggrapparvi e continuare a sparare sempre in qualsiasi movimento, dopo qualsiasi salto, qualsiasi cosa voi facciate. Anche se camminate su un muro, voi potete continuare a sparare senza dover tipo perdere l'animazione dell'arma, quando vi arrampicate su qualche oggetto, qualcosa, potete continuare a sparare comunque, per appunto togliere quei tempi morti
delle animazioni che non vi permettevano di sparare e il tempo che magari facevate l'animazione eravate morti, hanno evitato questa cosa. Inoltre ci sarà la maratona infinita, nel senso che voi potete continuare a sprintare all'infinito appunto per dare questa fluidità ulteriore, questo maggior movimento sempre continuo e anche di combattimento senza avere interruzioni di animazioni o di momenti dove siete scoperti completamente. Un'altra cosa che hanno aggiunto che si potrà fare per la prima volta nei code sarà nuotare, perché fino ad oggi si moriva se si cadeva in acqua o queste cose qua, e nuotando si potranno usare le armi e fare dei combattimenti sott'acqua e allo stesso tempo usare l'acqua come altra via alternativa per poter poi prendere magari nemici alle spalle o apparire dal nulla, anche se comunque ci si vede uno mentre nuota, ma magari non ve l'aspettate, esce dall'acqua e vi colpisce di nascosto. È un qualcosa di abbastanza carino che hanno messo. E per quanto riguarda i movimenti, tutto sommato è questa la grande novità, la grande cosa futuristica che hanno messo, che a mio avviso nel gameplay, quando l'ho giocato, quando l'ho provato, non è una cosa così mainstream, una cosa che si usa tantissimo, o comunque l'unica cosa che si usa tanto sono la slide, che è sempre stata presente negli scorsi code, o comunque il doppio salto, che è tuttavia diverso rispetto a quello che era quello con l'Exo, che si poteva spostarsi col dash molto velocemente. È qualcosa di molto più calibrato e meno devastante da quel punto di vista. Per quanto riguarda le armi, ne ho provate alcune, ho provato anche un paio di cecchini, gli unici due cecchini che erano possibili da provare. Le armi normali, quelle che ho provato, erano belle, insomma belle armi classiche dei vari Call of Duty, niente di troppo futuristico neanche lì. Tra l'altro il colpo quando si sparava mi ricordava molto Black Ops 1 a livello di feeling di gioco e di sparare con l'arma. E per quanto riguarda le armi, hanno voluto aggiungere quest'anno una personalizzazione ancora maggiore, oltre dell'arma in sé anche dell'estetica, perché si potranno personalizzare ben 3 parti dell'arma con disegni e cose fatte come si faceva su Black Ops 2, però in 3 parti diverse. E in più avrete una sezione, una pagina del menu che non posso farvi vedere perché il menu non posso farveli vedere, dove potrete comunque attaccare i vari pezzi, fino a 5 accessori hanno detto. Collegandomi alle armi e appunto riparlandovi del cecchino, io ho provato molto il cecchino perché ci tenevo tanto, soprattutto dopo che ho provato il primo ed era praticamente il ballista di Black Ops 2, con le stesse funzionalità, la stessa velocità di mira. Quindi immaginatevi lo sniping di questo Black Ops 3 come quello di Black Ops 2, perché il primo cecchino era praticamente anche col mirino simile, molto simile al feeling che si aveva giocando con un ballista. Poi l'altro che ho provato era una sorta di Barrett, che aveva tutt'altra funzionalità, tutt'altro modo di essere giocato. Però devo dire che con il primo quel feeling vecchio del ballista mi ha veramente fatto tornare indietro di 2 anni e passa, e mi ha fatto veramente piacere. Infatti qualche clip la vedete sicuramente nel gameplay con lo sniper. L'altra grande novità di quest'anno è il call sign, che è un'abilità speciale che può essere ricondotta molto a chi gioca a Destiny, lo saprà, alla super di Destiny, ovvero avrete delle sottoclassi riconosciute come dei personaggi mistici o particolari del gioco, che sceglierete prima della partita e potete scegliere tra un'arma o un'abilità, e durante la partita vi si caricherà questo valore, questi punti. Nel momento in cui avete riempito questo slot, avete la possibilità di sparare questa super mossa, super carica, insomma la potete usare premendo L1 e R1 assieme. Sarà comunque limitata nel tempo, non è fin troppo overpower, ma molto caratteristica, perché avete tante sottoclassi da scegliere in base al vostro stile di gioco, e si caricherà durante la partita anche se morite, mentre se fate uccisioni vi si caricherà ancora più velocemente. Ovviamente una volta che la utilizzate durerà per un tot di tempo, ma se morite durante l'attivazione, poi quando rinascete l'avete persa completamente. Quindi sarà anche una cosa interessante saper usarla al momento giusto. E tutto questo è quello che posso dirvi di futuristico che potete trovare in questo gioco, perché di altro non ho trovato, e la cosa mi ha fatto veramente felice, perché pensavo veramente a qualcosa che andasse oltre, andasse sempre sulla soglia dell'abitudine di Advanced Warfare, che per carità bel gioco, ma troppo distante da quello che era un Call of Duty. E invece su questo Black Ops 3 sono tornato a provare la sensazione di giocare a un vero COD, che ha le sue migliorie, le sue cose magari che potranno non piacere. Ovviamente l'abbiamo provato in una LAN con gente che lo prova per la prima volta, quindi come tutti i COD, anche quelli più belli, anche MW2, che COD 4,
avevano le loro cose che alla lunga davano fastidio, il Juggernaut, l'ultima speranza, ogni coda, le cose che non vanno, che si scoprono con il tempo, però diciamo che la base, a mio avviso, questa base di Black Ops 3 mi ha convinto, mi è piaciuta, anche perché negli ultimi 3 anni dove ho provato per la prima volta questo multiplayer, per il primo anno dopo gli ultimi 2 mi hanno dovuto tirar via di peso dalla postazione perché io volevo giocare per altre 2 ore e non mi capitava da Black Ops 2 appunto quando l'avevo provato per la prima volta. Mi sono veramente divertito tanto e se non bastasse la cosa, se non credete alle mie parole, insomma, anche perché io non sono qua a dovervi convincere sul fatto che sia bello o brutto un gioco, dico semplicemente quello che penso da appassionato, ad agosto uscirà la beta per Next Gen, per PlayStation 4 e Xbox One, dove potete provarlo prima dell'uscita del gioco di novembre, quindi senza problemi ad agosto giocheremo, io giocherò sicuramente, lo proverò meglio, ancora più approfonditamente, ma potete farlo anche voi, quindi potete vedere un po' com'è questo feeling, questo Black Ops 3. Primo impatto, a me ha ricordato veramente tanto Black Ops 2, ha delle meccaniche molto lineari, completamente diverse da quello che è stato appunto Advanced Warfare, si torna un po' nel vecchio stile di Cod, anche se c'è del futurismo dentro, ma non è così tanto importante, così tanto presente nel multiplayer quantomeno, perché la campagna, quanto ho visto, è molto futuristica, ma a me interessa veramente relativamente poco. Poi ci sarà comunque una sezione grande e importante chiamata zombie, perché si torna nello zombie vecchio stile, ovvero non più exo zombie, nello zombie che tutti siamo abituati con la Treyarch. Poi zombie lo vedremo, perché hanno detto, e dai rumors che sono usciti, che sarà un qualcosa di ancora più bello, ricco e pieno, sempre sulla linea comunque dei vecchi zombie che siamo abituati e che tanto ci sono piaciuti, o comunque a me personalmente, Mad Zombie vecchio stile mi fa impazzire, ci ho giocato veramente ore infinite e sicuramente appena uscirà sul canale vedete delle zombate assolutamente epiche. Le mie prime impressioni a caldo, come sempre, ve lo fate sapere, e stavolta ammetto che non ero così fiducioso di questo COD dopo quello che è stato Advanced Warfare, per il futurismo che non mi piace tantissimo, lo sapete bene. Però a livello di gameplay è veramente un COD che rispecchia molto quelli che erano i vecchi COD, il vecchio stile di COD, e ricorda veramente molto Black Ops 2, ovviamente cambiato, perché se era uguale a Black Ops 2 non andava bene, se era qualcosa di troppo diverso non andava bene, hanno cercato di fare un qualcosa che fosse sullo stile vecchio con qualche miglioria, perché tanto alla fine se ne avrà sempre da dire di COD, soprattutto dopo gli ultimi anni, dopo che hanno fatto quegli errori come Ghost, Advanced Warfare, così, e è normale, sono io il primo a dirlo, il primo a essere consapevole di questa cosa, però sono fiducioso di questo Black Ops 3, sono fiducioso, forse potrebbe essere il COD giusto per farmi tornare a giocare un po' più con entusiasmo, un po' più frequentemente, a riprendermi un po' come era nei vecchi tempi. Detto questo ragazzi, vi saluto, vi ricordo che il gioco uscirà su tutte le console il 6 novembre di quest'anno e da quest'anno sarà sotto brand PlayStation Sony, quindi avremo DLC prima sulla Sony, il competitive probabilmente si sposterà su Sony PlayStation e ne vedremo sicuramente delle belle nei prossimi mesi. Io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di condividerlo se volete. Noi ci vediamo presto con altri video in questi giorni sicuramente, perché ho ancora tanto da farvi vedere su altri giochi o comunque qualche vloggino che riesco a fare in questi giorni. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima, bella!